Resti romani emersi da un cantiere edile a Fano, sopralluogo della soprintendenza che non si sbilancia e annuncia gli scavi verranno ampliati per fare chiarezza sull'eventuale riferimento alla Basilica di Vitruvio. Il coordinatore scientifico del centro studi Oscar May punta anche sulle indagini in via Vitruvio, dove potrebbe emergere il bordo della piazza Fanum Fortune. Santa Messa, testimonianze, immagini dell'epoca e un concerto della banda della Marina Militare presentati a Fanno le iniziative per il 40° anniversario della morte del marò Filippo Montesi. A settembre al via i lavori di riqualificazione del San Domenico a Pesaro, gli ambulanti del mercato delle erbe costretti a trasferirsi. Tre le opzioni pensate dal comune. Vediamo se sono disponibili a venirci incontro. Se no, non lo so, molti di noi potrebbero anche ritirarsi. A Fossombrone il meglio dei prodotti del territorio con il Festival del Tartufo Bianchetto e Vino Bianchello, due i fine settimana dedicati alla 39esima edizione dell'evento. Atletico Mondolfo Marotta, la società ciclistica Alma Juventus Fano e l'intervista al presidente del Fano Calcio Mario Alessandro Russo. Stasera torna Sportissimo, il focus settimanale sullo sport del nostro territorio. Martedì 14 marzo, un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dal nostro sommario, in occasione di alcuni lavori edili in centro a Fano sono emersi dei resti relativi a un edificio pubblico di epoca romana. I reperti potrebbero essere della Basilica di Vitruvio, ma gli esperti non si sbilanciano e attendono l'ampliamento degli scavi. Sono almeno 500 anni che si cerca Fanno la basilica descritta da Vitruvio nel libro V del De Architettura e la recente scoperta dei resti romani nel centro storico della città della Fortuna ha acceso la speranza degli esperti del settore e attirato l'attenzione dei media nazionali. Questa mattina dalle 9.30 si sono susseguiti sopralluoghi della soprintendenza del nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, del comune di Fano e del centro studi vitruviani. Anche la stampa ha ottenuto l'autorizzazione per accedere al cantiere di ristrutturazione edile dove sono raffigurati i resti di quello che appare un imponente edificio pubblico decorato da marmi preziosi. Dottoressa, facciamo chiarezza, ci sono delle alte probabilità che questi reperti possano appartenere alla famosa Basilica di Vitruvio? Si tratta indubbiamente di una scoperta estremamente importante per la realtà archeologica di Fano. Va evidenziato che allo stato attuale è certamente prematuro dirlo. Che tipo di resti sono stati trovati? Abbiamo ritrovato, i rimanimenti risalgono ad un edificio di evidenza pubblica di età augustea. Amplieremo gli scavi per indagare ulteriormente e fare maggiore chiarezza sull'eventuale riferimento all'attività vitruviana. Va evidenziato che in questa fase è certamente prematuro esprimersi su questo. Ilaria, dai primi studi che avete eseguito, che cosa avete trovato e che cosa è emerso? Dunque, abbiamo materiali che vanno dall'inizio del primo secolo d.C. fino all'epoca medievale oltre, fino al 1700. È una cosa molto interessante per noi perché ci dà uno spaccato sulla vita di Fano anche dopo l'epoca romana. Sono aspetti che magari sono meno, come dire, eclatanti, però che per noi sono invece molto utili, ci danno molte informazioni, quindi sia frammenti ceramici, un grande classico dell'archeologia, oltre che come dire, frammenti di marmo, gli stessi frammenti di marmo che vediamo in posto, li abbiamo ritrovati in fase di crollo naturalmente, e poi anche frammenti ceramici appunto di epoca medievale, quindi maioliche arcaiche, ceramiche invetriate, quindi diciamo elementi che ci danno uno spaccato di vita della Fano anche dopo l'epoca romana. Abbiamo visto che ci sono almeno due fasi di frequentazione appunto dopo l'epoca romana, diciamo in epoca medievale fino al 1700, come dicevo 1800, e chiaramente ancora è da studiare, insomma, però sicuramente ci daranno delle belle informazioni, insomma, sulla vita di Fano. Se non dovesse essere la Basilica di Vitruvio, quest'area verrà chiusa e coperta?
Ancora non lo sappiamo, vorrei approfittare se è possibile veramente per ringraziare la proprietà, perché non dobbiamo dimenticare che siamo in un cortile di una casa privata e veramente la fortuna è stata anche quella di trovare una proprietà veramente disponibile che ci ha aiutato in tutto. Comandante, fondamentale è anche il vostro apporto. Sì, come già avvenuto in occasione delle acquisizioni video e dei rilievi fatti con proprio drone, i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale offriranno, continueranno ad offrire il loro contributo alla soprintendenza in primis e poi a tutti gli altri soggetti istituzionali intervenuti, interessati all'evento, e garantiranno al contempo quella cornice di sicurezza, di legalità, sia in termini preventivi che repressivi. Assessore, anche lei questa mattina ha eseguito un sopralluogo nel cantiere. Che cosa significa per la città di Fano questo tipo di ritrovamento? Questo tipo di ritrovamento è estremamente importante. Ancora, come hanno detto anche i tecnici, gli archeologi, non sappiamo se si tratti veramente della Basilica. Certo è che è un grande edificio pubblico. Questo cosa ci fa, ma anche l'attenzione mediatica che abbiamo avuto, cosa ci fa capire? Ci fa capire che Vitruvio è un nome assolutamente importante. Fano, città di Vitruvio, ha una potenzialità che ancora in troppi non hanno capito. Noi dobbiamo puntare su questo, sulla qualità, sul valore scientifico che ci dà anche un'istituzione come il Centro Studi Vitruviani che stiamo coinvolgendo, e dobbiamo capire che Fano, città di Vitruvio, è il nostro brand. Poi ne abbiamo tanti, però ci deve essere qualcosa che ci identifica. Abbiamo un patrimonio e questo è l'ultimo tassello che ci può aiutare a valorizzarlo. Io invito tutti a non essere negativi, ma essere positivi e contenti. Sono passati pochi giorni. Cercheremo di coinvolgere tutta la città e tutte le parti della città per valorizzare al meglio, ma dobbiamo essere contenti e capire la potenza che ha Vitruvio. E come avete visto dalle immagini, verso metà mattinata anche i vertici del Centro Studi Vitruviani hanno effettuato per la prima volta un sopralluogo nel cantiere. Per il coordinatore scientifico Oscar May sarebbe importante eseguire degli accertamenti anche su via Vitruvio. Sentite. Presente oggi anche il Centro Studi Vitruviani, in base a quanto ho potuto constatare questa mattina, ma anche valutando quello che riporta il De Architettura, quali sono gli indizi a vostra disposizione? Diciamo che, come è stato già detto dalla soprintendenza e da altri colleghi, è difficile affermare oggi che siamo di fronte ai resti della Basilica di Vitruvio. Certamente si tratta di un rinvenimento di grande importanza per conoscere l'urbanistica di Fanum Fortune e in particolare dell'urbanistica dell'area forense di Fanum Fortune, perché siamo proprio in prossimità del centro della città, quindi della zona del forum. La zona dove sappiamo con certezza, ce lo dice Vitruvio, lui aveva collocato la basilica. Quindi ecco, è impossibile al momento fare delle affermazioni precise, non possiamo dirlo, non possiamo neanche escluderlo, però sicuramente quello che penso è che ci potrà dare questo ritrovamento delle informazioni importanti in ogni caso sulla basilica, perlomeno sulla sua ubicazione. E quanto è importante per voi che le istituzioni comunque sostengano il centro studi e poi logicamente tutti i vari accertamenti che devono essere eseguiti? Sì, beh, è fondamentale che le istituzioni diciamo gerarchicamente dal ministero il più alto a quelle locali sostengano il centro studi, sostengono gli scavi in generale e l'attività scientifica archeologica a Fano, e stiamo lavorando in collaborazione con tutti gli enti. Devo dire che c'è un clima molto favorevole, e siamo in stretto contatto appunto con la soprintendenza anche per quanto riguarda l'aspetto scientifico, perché come è stato già ricordato il centro studi Vitruviani, che è nato nel 2010, ha nel comitato scientifico alcuni tra i più grandi esperti di Vitruvio che abbiamo al mondo. Quindi ecco, se parliamo di Vitruvio, il centro studi ovviamente deve essere sempre in prima linea e lo è. Secondo lei potrebbe essere importante fare degli accertamenti anche in via Vitruvio? Beh, sarebbe fondamentale, perché via Vitruvio, secondo alcune ipotesi, tra le quali la mia, potrebbe essere il bordo del forum, quindi della piazza di Fanum Fortune, uno dei limiti quindi. Diciamo che in tanti secoli anzi, non è mai stato identificato una lastra, diciamo, di pavimentazione del forum, quindi fare un saggio in via Vitruvio potrebbe essere fondamentale appunto per avere finalmente un elemento certo della piazza di Fanum Fortune.
La Regione contribuisca a finanziare altri scavi è l'appello che Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale, rivolge sia alle istituzioni pubbliche sia al mecenatismo culturale. Nel primo stralcio del piano annuale della cultura, ha spiegato Ruggeri, non risulta un centesimo per i beni archeologici. La rilevanza storica e scientifica dei reperti ritrovati nel nuovo sito a Fano, ha concluso, è ormai acclarata. Cambiamo argomento. Il 22 marzo ricorre il 40° anniversario della morte di Filippo Montesi, il fuciliere di Marina deceduto in Libano durante una missione di pace. Per l'occasione il Comune di Fano e l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia hanno organizzato una serie di iniziative in memoria del Marò. Massimo Foghetti. Era il 15 marzo 1983. Filippo Montesi, un ragazzo di San Costanzo, stava svolgendo il servizio di leva nel terzo scaglione 82 del battaglione San Marco, che apparteneva alla Marina Militare. Era un battaglione particolare, assimilabile ai Marines americani, in sostanza una unità militare di fanteria di Marina fondata nel 1919, che aveva già partecipato a diverse azioni in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e poi anche all'estero. In quel giorno Filippo, che faceva parte della missione Italcon in Libano 2, mentre si trovava in azione di pattugliamento notturno sulla via dell'aeroporto di Beirut nei pressi del campo profughi palestinese di Buri el Bahreine, venne colpito da raffiche di mitra alla schiena durante un'imboscata. Ferito, fu subito rimpatriato, ma morì pochi giorni dopo, il 22 marzo, a seguito appunto delle ferite riportate. Ai funerali presenziò anche l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Montesi fu l'unico militare italiano a cadere durante la missione Italcon. In quella missione si sono avuti inoltre 75 feriti da parte italiana a fronte di 275 caduti statunitensi e 87 francesi. Fano e San Costanzo non hanno mai dimenticato questo ragazzo che ha perso la vita per restituire la pace a quelle terre tormentate. Ora sono passati 40 anni da quella data e l'amministrazione comunale, insieme all'Associazione Marinai d'Italia, hanno voluto ricordare Filippo con una giornata particolare. Verranno resi gli onori a Filippo Montesi nella zona dove c'è il monumento a lui dedicato, vicino al monumento ai caduti del mare. Quindi ci sposteremo nella chiesa di San Giuseppe al Porto, dove Sua Eccellenza Vescovo celebrerà la messa. Da lì la cerimonia mattinale praticamente si conclude. Nel pomeriggio saremo in teatro. Alle 5 comincerà la manifestazione, che comprende una proiezione su uno schermo di documenti, filmati e fotografie relativi alla missione di pace in Libano. Ci saranno poi degli interventi istituzionali. Dopo di questo ci saranno delle testimonianze. Infine il tutto sarà chiuso dalla banda della Marina Militare, che eseguirà un concerto. Quindi la vicinanza della Forza Armata è testimoniata dal fatto che ci sarà il Capo di Stato Maggiore, con tutta probabilità, ma anche la banda, che non è una cosa che è concessa in tante occasioni. Sono 40 anni dall'uccisione del fuciliere di Marina Filippo Montesi. Quest'anno avvertiamo una responsabilità in più, che è quella della memoria, ma soprattutto per i giovani, per chi non ha memoria, non può avere memoria di quegli eventi, e allora abbiamo pensato di costruire una giornata per raccontare soprattutto ai giovani chi era Filippo Montesi, cosa è stata la missione di pace italiana in Libano, proprio per restituire pienamente non solo il dato storico ma anche il dato umano di quella vicenda, e ancora una volta fare in modo che un grande ideale abbraccio possa ricoprire non solo quelle pagine di storia ma soprattutto la figura di Filippo Montesi. A Pesaro gli ambulanti del mercato delle erbe dovranno trasferirsi a causa dei lavori di riqualificazione dell'ex convento. Marco Lonigro ha sentito il parere di alcuni commercianti e fatto il punto con l'assessore Francesca Frenquellucci. Il mercato delle erbe cambierà momentaneamente sede. Il comune di Pesaro ha previsto per la fine della prossima estate l'inizio dei lavori per la riqualificazione del chiostro del San Domenico, un luogo in cui il mercato è attivo dal 1861 e frequentato per l'acquisto di frutta, verdura e fiori profumatissimi. Per settembre la riqualificazione del San Domenico, dovevamo assolutamente intervenire e dare un'opportunità anche al mercato delle erbe, anche perché sappiamo che, essendo un mercato
mercato storico. Abbiamo trovato tre soluzioni, tra cui quella dell'immobile privato del Palazzo Mamiani al piano terra. Loro come attività hanno preferito questo luogo, però noi come amministrazione ci siamo voluti muovere in direzione per far capire appunto l'esigenza e l'importanza di avere questo mercato delle erbe. Cioè non è solamente per le attività commerciali, ma è un servizio che viene dato ai cittadini, e poi ritorno a ribadire l'importanza anche storica di questo mercato. Ora speriamo che tutto l'iter burocratico proceda, possa andare avanti, anche perché il consiglio che è stato dato, essendo poi un contratto con un privato, era fondamentale che le attività si mettano insieme con un'associazione o un consorzio per poter appunto fare il contratto di affitto. Noi in questo momento cerchiamo di accompagnarli come comune, come abbiamo fatto in questi 20 giorni. Sicuramente è un'opportunità, ho cercato anche di dire che per l'amministrazione comunale il mercato delle erbe non solo deve continuare, ma deve amplificare, deve cercare di trovare anche altre attività che diano modo di diversificare le varie attività che ci sono e stanno lavorando. Anche perché ritengo, come assessore alle attività economiche, che siano fondamentali queste attività, perché creano l'indotto per la città, non solo per il discorso della loro storicità, ma è anche importante perché comunque fanno vivere anche il centro storico, quindi abbiamo puntato a mantenerli nel centro. È andato in scena settimana scorsa un incontro importante tra l'amministrazione comunale pesarese e i commercianti per decidere dove trasferirsi durante i lavori di restyling. Gli operatori si sono orientati sull'opzione di Largo Mamiani, un'area privata che necessita l'avvio dell'iter burocratico per stipulare e gestire i contratti d'affitto e delle utenze di acqua, luce e gas. Le operazioni avranno inizio a fine estate, come previsto dal cronoprogramma legato ai 7 milioni di euro di finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ottenuti dal Comune di Pesaro. Vediamo se sono disponibili a venirci incontro, se no, non lo so, molti di noi potrebbero anche ritirarsi. Le chiedo la sua opinione sui lavori, sono lavori utili, superflui, cosa ne pensa? Beh, i lavori devono essere fatti, dai, perché questo luogo sì, è un luogo, potrebbe venire fuori un bel luogo se fatto bene sì. Va rifatto, perché nel centro di Pesaro avere una struttura del genere è il sogno di ogni città. Io penso che sia doveroso, ma penso che fosse stato doveroso farlo anche prima. Comunque in generale speriamo che venga fatto un ottimo lavoro, confidiamo nel progetto che ancora però non abbiamo comunque visionato. Sappiamo che sarà molto impegnativo perché lo stabile è veramente grande ed è in uno stato, diciamo, appunto che necessita di essere ristrutturato completamente. Purtroppo ci troviamo in una situazione di disagio perché ci dobbiamo spostare, ci hanno trovato un luogo che è qui vicino, subito passata la piazza, e adesso dobbiamo discutere la parte economica perché ci saranno delle spese da affrontare, eccetera. Vediamo come possiamo fare. C'è stato un incontro con il comune? Sì, con l'assessore, anzi volevo ringraziare l'assessore Frinquelucci perché ci ha dato molto da fare per noi, ci ha dato tre proposte, di cui una la più valida secondo me è questa qui in piazza. E rimaniamo a Pesaro perché la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo della Cittadella del Basket, che comprenderà una nuova palestra, spogliatoi e un centinaio di posti auto a servizio dell'area sportiva di Villa San Martino. L'edificio, pensato per essere omologato dal CONI, farà di Pesaro un punto di riferimento nazionale per la pallacanestro. Entro il 31 marzo verranno aggiudicati i lavori per un intervento complessivo di 4 milioni di euro che vede coinvolti Comune e Federazione Italiana Pallacanestro. Il progetto ha ottenuto il finanziamento del PNRR Sport e Inclusione. Invece in via Fratti sono partiti i lavori di riqualificazione che prevedono la realizzazione della pista ciclopedonale, di una rotatoria, la piantumazione di alberi e aree di sosta. Le operazioni non comporteranno una riduzione delle corsie, ma solo un restringimento della carreggiata. La Bicipolitana, come hanno sottolineato Ricci e Belloni, supera quota 100 km, ma l'obiettivo è arrivare a 120, completando altri nodi importanti per la città. E ci spostiamo a Fossombrone, dove sabato 18 marzo prenderà il via la 4 giorni dedicata al Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello. Turno
torna ad animare Fossombrone con la sua 39esima edizione, il Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello. Il 18, 19, 25 e 26 marzo l'evento, organizzato dalla Proloco Forum Semproni in collaborazione con il Comune, sarà protagonista di un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno il programma è molto corposo e, come dicevo prima, comprende diverse collaborazioni con l'AIS, con l'Associazione Italiana Sommelier della sezione di Urbino, nel quale verranno fatti degustare piatti di tartufo bianchetto in associazione al vino Bianchello DOC. Ci saranno inoltre diversi cooking show, ci saranno anche laboratori didattici per bambini dove avranno la possibilità di imparare a tirare la sfoglia di tagliatelle. E ci saranno anche inoltre mostre, presentazioni di libri. Diciamo è un programma organico che riempie a pieno tutte le 4 giornate della manifestazione. Dove è possibile consultare il programma? Allora, abbiamo una pagina Facebook dedicata che si chiama Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello DOC. Lì troverete tutte le info necessarie e gli aggiornamenti in tempo reale dei vari eventi che verranno realizzati. Si inizia con un'anteprima venerdì 17 marzo alle 9.30 dedicata all'apertura di Pittura sotto le logge, il concorso a cura dell'Istituto Comprensivo Mercantini di Fossombrone, che vedrà sfidarsi a colpi di pennello gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Tutti gli elaborati saranno esposti lungo Corso Garibaldi durante le giornate del festival. Poi, da sabato 18, sempre alle 9.30, prenderà il via la 4 giorni del festival con la possibilità di andare alla ricerca del tartufo bianchetto accompagnati da tartufai nel Bosco delle Cesane. Durante la manifestazione, poi, i visitatori avranno l'opportunità di acquistare e assaporare Bianchetto e Bianchello sia negli stand allestiti lungo Corso Garibaldi, sia nei ristoranti dell'Associazione Ristoratori di Fossombrone, che per l'occasione hanno preparato gustosi menù a tema. Ci saranno i soliti menù che i nostri ristoranti proporranno, con il tartufo Bianchetto in abbinamento con il Bianchello, ma non solo, perché intorno a noi comunque c'è anche altro da scoprire e lo faremo scoprire attraverso le nostre tavole. Inoltre ci sarà la consuetudine, la gara della tagliatella, che i ristoranti si sfideranno a suon di spadellate. Dove si svolgerà l'evento? L'evento si svolgerà ognuno nel proprio ristorante, con la giuria che ci verrà a trovare, così sarà anche un onore ospitare diversi personaggi dell'enogastronomia locale importanti. Il Comune è sempre al fianco di questa iniziativa? Sì, sempre. E ormai è 2 anni che siamo noi come amministratori e quindi abbiamo subito sposato le idee e la progettualità che ci ha fornito la Proloco e tutte le associazioni che collaborano a questo evento che si snoda in 4 giorni, che è grande attrattiva per sia i territori limitrofi ma accoglie tanta gente da tutta parte d'Italia. Vi aspettate quindi un enorme insomma, pubblico, vogliamo fare un invito a tutti i cittadini, anche dei territori limitrofi? Sì, certo, sì, ci aspettiamo grande affluenza, ma invitiamo tutti a venire a passeggiare per le nostre vie e in questa occasione io come assessore al turismo, ma in accordo con tutta l'amministrazione, abbiamo deciso di mettere per le giornate del 25 e 26 marzo i musei gratuiti, quindi per offrire una promozione a tutto tondo, oltre alle fantastiche attività che ci saranno e da non dimenticare il 19 di marzo. La mezza maratona. Le donne delle contrade di Urbino ancora una volta vicine ai pazienti oncologici. Dopo le cuffie refrigeranti e l'attivazione del progetto Pink Room dedicato ai trattamenti estetici gratuiti agli uomini e alle donne affetti da patologie neoplastiche, ora il reparto di oncologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia è ancora più accogliente grazie alla donazione di 8 televisori installati nei locali di Day Hospital in sala di attesa e nelle stanze dove vengono effettuate le sedute con le cuffie refrigeranti. Come ogni martedì torna su Fano TV Sportissimo, allora sentiamo da Andrea Maduzzi quali saranno le discipline e gli ospiti protagonisti della puntata di questa sera. Mario Alessandro Russo, presidente dell'Alma Juventusano, ospite questa sera di Sportissimo a parlare del momento felice della squadra granata, del momento un po' agitato a livello societario e delle prospettive a breve e medio termine.
Poi spazio al campionato di promozione con Alain Pompei, allenatore dell'Atletico Mondolfo Marotta, e il direttore sportivo Paolo Pretelli. Infine il ciclismo con la società ciclistica dilettantistica Alma Juventus, con noi il dirigente Giovanni Ambrosini e l'allenatore Simone Paradisi. E prima di Sportissimo manderemo in onda uno speciale sull'iniziativa Fano Gastronomica, la prima delle 10 tappe dedicate al pescato locale che si è svolta nei giorni scorsi in un noto ristorante della città. Dunque, buona serata su Fano TV.